Sicura Puglia è stata questa la denominazione di un'iniziativa che vede congiuntamente unite la CIA, ovvero la Confederazione Italiana Agricoltori della Puglia e la Regione. Vediamo di che cosa si tratta. Ridurre i rischi di incidenti sul lavoro e le malattie professionali per migliorare la qualità della produzione e la qualità della vita di chi produce. Questo è l'obiettivo di Sicura Agri Puglia, un progetto promosso dalla CIA Puglia che nasce da un protocollo d'intesa con l'INAIL regionale. L'idea è quella di informare e formare le aziende agricole e gli operatori del settore attraverso un'azione di sensibilizzazione su un tema che oggi investe l'intero comparto, come spiega il presidente della CIA Puglia Antonio Barile. Non abbiamo l'ambizione di dare la soluzione, però questa è la via, innanzitutto con un processo di conoscenza, quindi noi già abbiamo effettuato sul territorio un monitoraggio della effettiva realtà, cosa manca, cosa dovremmo fare, come cambiare i comportamenti. Dall'altro abbiamo bisogno, e questo lo faremo nei prossimi giorni, della divulgazione di quali sono i dispositivi antinfortunistici più efficaci. Sicura Agri Puglia quindi oggi può incidere sui dati che l'INAIL monitora costantemente. Sentiamo Giovanni Asaro, direttore regionale dell'INAIL. Siamo partiti da una considerazione: nell'arco dal 2008 al 2012 gli infortuni che sono avvenuti in regione per quanto riguarda il settore agricolo sono stati circa 15.800, e questo significa che il 6,2% di tutti quelli che accadono a livello nazionale e 45 sono i morti. Sono dati, come dire, significativi e rilevanti. Il progetto si articola in quattro fasi: indagine territoriale, azioni di sensibilizzazione e divulgazione, apertura sperimentale di sportelli dedicati diffusi in ogni provincia e informazioni in rete. Accanto alle azioni messe in campo da Sicura Agri Puglia è altrettanto importante investire su macchine, attrezzature nuove e a norma, come ci spiega Marco Acerbi, direttore di Federunacoma. C'è un parco molto vetusto di macchine e queste macchine, che risalgono anche a 40-50 anni fa, è molto difficile metterle a norma. Quindi è importante, se non altro, fare anche dei corsi di formazione, come questo progetto prevede, proprio con l'utilizzatore finale, per sensibilizzare gli agricoltori a mettere a norma le macchine e anche a saperle utilizzare in maniera corretta per evitare incidenti. Il progetto sarà posto all'attenzione della Regione Puglia, in particolare all'Assessorato delle Risorse Agricole. Sentiamo Fabrizio Nardoni. Un documento concreto e che in qualche maniera incentivi e tuteli dal punto di vista della sicurezza i nostri lavoratori. Sicuramente avere anche lavoratori che lavorano in sicurezza ci permettono, appunto, come diceva lei, di meglio intervenire sui fattori produttivi.